Abbiamo detto che alla fine della guerra franco-prussiana la Germania si unifica a Versailles, nella Sala degli Specchi, Guglielmo, Re di Prussia, fonda il Secondo Reich, l'impero tedesco. Ma com'era organizzato questo impero tedesco? Come si sviluppa negli anni successivi? Come sono divisi i poteri? Beh, questo lo vediamo oggi. Una puntata che serve a capire anche la politica di Bismarck, che segna pesantemente la Germania di fine 800 e poi in parte anche quella del 900. Cominciamo a parlarne subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 189esima puntata. L'organizzazione dell'impero tedesco. Eccoci, siamo di nuovo insieme, bentrovati per parlare per una ventina di minuti di storia, in particolare di storia della seconda metà dell'Ottocento, di storia della Germania. Abbiamo visto nelle scorse puntate come Bismarck, cancelliere prussiano, ha condotto, ha tessuto, insomma, le redini, i fili del suo intreccio ed è riuscito a mettere a segno quello che era il suo obiettivo principale, cioè l'unificazione tedesca. Un obiettivo centrato poi in maniera clamorosa con la sconfitta della Francia, con la cattura di Napoleone III, con l'invasione della stessa Francia, la proclamazione del Reich appunto a Versailles, luogo simbolo della Francia, dell'assolutismo francese e così via. Ebbene, questo Reich tedesco, il Secondo Reich, dagli anni in poi, dal 1870 in poi, deve ovviamente organizzarsi, darsi una forma e crescere, perché già la Prussia era molto cresciuta, era diventata una potenza importante, ma adesso la Prussia si è molto allargata, prende tutta la Germania e anche di più della Germania attuale. Fate bene i conti, i confini della Germania del 1870 non sono i confini della Germania di oggi, era più grande, prendeva anche dei pezzi dell'attuale Polonia. Quindi uno stato certo importante nel cuore dell'Europa, militarmente importantissimo, ma non solo militarmente, anche economicamente molto importante. Abbiamo detto che già la Prussia era cresciuta molto da questo punto di vista e la Germania continua su quella falsariga. C'è di fatto alla base di questo nuovo Stato, infatti, una alleanza, potremmo dire così, tra da un lato gli Junker, cioè l'antica nobiltà, quell'antica nobiltà che è entrata nell'esercito, è entrata nell'amministrazione dello Stato, detiene il potere, insomma la classe di riferimento dello stesso Bismarck. E dall'altro però anche la grande industria. Si è creata in Germania, si sta creando in questi anni una grande industria moderna, avanzata, ricca, con un'alta borghesia che non ha nulla da rimproverare agli Junker, anzi lascia agli Junker l'esercizio del potere a patto che gli Junker lascino all'alta borghesia l'esercizio dell'economia, il controllo dell'economia. Ecco, questo legame segnerà tutta la Germania fino alla Prima Guerra Mondiale almeno. È un legame che Bismarck fonda in maniera importante, che rinsalda in maniera importante e che rafforza entrambe le classi, fa bene ad entrambe le classi. Gli Junker ne escono molto rafforzati, i borghesi, l'alta borghesia, idem. Però ovviamente lo Stato va organizzato, questo Stato si è formato sull'onda di una vittoria militare, bisogna però anche dare una struttura a questo paese. Beh, intanto nasce nella forma dell'impero, abbiamo detto, è un Reich, è un impero appunto. Guglielmo I, re di Prussia, diventa imperatore di Germania. Però è anche vero che tutti gli ex stati che sono stati unificati all'interno della Germania avevano tradizioni diverse, avevano anche a volte religioni diverse, culture diverse, non era così facile metterli insieme. Una cosa simile a quella che era avvenuta anche in Italia, se ci pensate, dove c'erano anche qui tradizioni secolari diversificate. Allora la soluzione che viene trovata è una soluzione un po' ibrida, potremmo dire, un po' strana. Perché sì, è un impero, ma un impero quasi federale, potremmo dire anche oggi, sapete che la Germania è uno stato federale. Ebbene, questa struttura si impone già al momento dell'unità, nel senso che i vari stati preunitari mantengono alcune importantissime prerogative. Ad esempio, solo per fare un esempio, per farvi capire la portata di queste prerogative, la Baviera, lo sapete, lo stato più meridionale dove c'è Monaco, eccetera, in questa fase storica ha perfino un proprio esercito separato da quello statale tedesco, quindi capite, autonomie molto molto larghe, molto estese. In generale poi a livello centrale ovviamente ci sono il Parlamento, c'è un governo, c'è l'imperatore, ma anche qui si tenta di replicare quel modello ibrido che abbiamo visto nelle periferie, cioè ad esempio c'è ovviamente la divisione dei poteri, ma per quanto riguarda il potere legislativo, cioè il Parlamento, ci sono due camere, una il Reichstag,
eletta a suffragio universale, e quindi la Camera dei Deputati la chiameremo in italiano, l'altra Camera, il Bundesrat, che invece è una sorta di Senato federale, cioè raccoglie le rappresentanze dei vari territori, dei vari land, delle varie zone precedenti all'unificazione, in modo che comunque, certo, sia unificato il paese, ma delle libertà locali persistono in maniera molto forte anche poi a livello parlamentare. Poi bisogna anche dire divisione dei poteri fino a un certo punto, perché certo esiste un potere legislativo indipendente, però il potere esecutivo, cioè il potere nelle mani del governo, in particolare del cancelliere e dell'imperatore, è un potere piuttosto forte. Non c'è un vero e proprio equilibrio tra i poteri. Il potere esecutivo in questa fase storica è più rilevante del potere legislativo. Comanda davvero il cancelliere d'accordo con l'imperatore, quindi sicuramente Bismarck mantiene nelle sue mani grandi poteri. Poi ovviamente c'è un Parlamento, quindi inizia anche la dialettica politica, potremmo dire, si formano i partiti o si ampliano i partiti precedenti. Vi ho detto, la base di riferimento di Bismarck è quella costituita dagli Junker e dai grandi industriali dall'alta borghesia. Ecco, questi due gruppi, queste due classi sociali hanno i loro partiti di riferimento. Ad esempio gli Junker hanno come partito quello dei conservatori che li rappresenta, mentre la grande industria ha come partito di riferimento il Partito Nazional Liberale. Però ci sono anche altri partiti che un po' alla volta si formano. Ad esempio c'è un partito liberal progressista formato da intellettuali, sempre liberale ma un po' più aperto alle riforme. E ci sono, soprattutto dagli anni 70 dell'Ottocento, anche dei nuovi partiti che diventeranno molto importanti. Partiti di massa, partiti che non sono più partiti di classi sociali piccole, partiti di una piccola minoranza di eletti, no. Sono partiti che cercano di rappresentare larghe fette della società. Questi due partiti, di cui adesso parleremo in maniera più diffusa, sono da un lato la SPD, il Partito Socialdemocratico Tedesco, fondato nel 1875, il primo partito di massa europeo, il primo partito operaio moderno di tutta la storia d'Europa. Esiste ancora oggi, attualmente nel momento in cui registro è il governo in Germania, quindi un partito che ha una storia di 150 anni ormai e un partito che ha una storia ancora viva, ancora importante in Germania. L'altro partito che nasce più o meno nei stessi periodi è invece il Zentrum, che potremmo tradurre come centro, un partito cattolico, un partito legato ai ceti rurali, soprattutto ai ceti medi. Ecco, il Centro Cattolico e l'SPD di sinistra diventano i due partiti con cui, in un certo senso, Bismarck deve fare i conti. Infatti Bismarck ha sì unificato la Germania, abbiamo detto, con la forza dell'esercito, soprattutto senza coinvolgere la base popolare. Avevamo detto, a differenza dell'Italia, lì c'è stata solo una manovra dall'alto. Però il popolo esiste e col popolo bisogna fare i conti. Ecco, Bismarck questi conti col popolo li fa in un certo senso tramite i due partiti di riferimento del popolo, cioè appunto il socialista, il socialdemocratico, l'SPD, e il partito cattolico, il Zentrum. E i conti Bismarck non li fa in maniera pacifica, tutt'altro. Bismarck è molto preoccupato da questi partiti che in un regime di suffragio universale iniziano un po' alla volta a guadagnare consensi, ad ottenere deputati, a pesare nel Parlamento. Sono partiti che in prospettiva sembrano anche destinati prima o poi a superare e a mettere in difficoltà i partiti più moderati, più conservatori. Quindi Bismarck decide di affrontare quasi subito questi problemi. Già negli anni 70 e in parte negli anni 80 lancia una vera e propria lotta, un braccio di ferro contro sia i cattolici sia i socialdemocratici, perché secondo lui sono pericolosissimi per gli equilibri dello Stato. Vi dicevo che lì in Germania l'esecutivo, che è in mano a Bismarck, ha un potere più forte rispetto al legislativo, ma deve farci i conti comunque. Allora cosa fa Bismarck? Intanto se la prende subito coi cattolici, lancia una vera e propria campagna anticattolica che lui ribattezza Kulturkampf, termine tedesco che vuol dire battaglia per la civiltà addirittura, perché lui insiste molto sulla laicità dello Stato. Bisogna emarginare questi cattolici. Sapete che il cattolicesimo in Germania è sì diffuso, ma solo o soprattutto in certe parti, ad esempio in Baviera proprio. Ecco, evitiamo che questi cattolici mettano le mani sullo Stato, limitiamoli e limitiamoli come una battaglia veramente di civiltà. Così la presenta Bismarck, ed effettivamente la Chiesa Cattolica viene progressivamente emarginata, le vengono tolte le influenze sull'istruzione, sui matrimoni e su altre questioni del genere. L'obiettivo è quello quindi di laicizzare lo Stato e così facendo limitare l'influsso di questo partito cattolico del Zentrum. In realtà l'operazione non funziona granché bene, bisogna dirlo.
Bismarck è stato molto bravo nella politica militare, gli riescono meno bene le cose che fa in politica interna, quantomeno. In effetti il Zentrum in realtà, contrariamente a quanto sperava e si aspettava Bismarck, non va in crisi, non scende nei consensi, anzi si vede forse addirittura rafforzato da questa persecuzione, potremmo dire, di Bismarck. Cresce nei consensi. Ecco, una cosa simile a quella che avviene col mondo cattolico avviene anche col mondo socialdemocratico, perché a partire dal 1878 Bismarck attacca pesantemente la SPD, fa varare una serie di leggi che vengono ribattezzate leggi contro le tendenze sovvertitrici, che di fatto mirano a mettere letteralmente fuori legge la SPD, il Partito Socialdemocratico, perché il Partito Socialdemocratico, che si ispira a Marx, sembra voler sovvertire l'ordine statale, vuole ad esempio la Repubblica, per fare un esempio, vuole rovesciare tutto, e allora lo mettiamo fuori legge. L'SPD di fatto per qualche anno vive in semiclandestinità e arrivano volte altre leggi contro i partiti di sinistra, i giornali di sinistra, i sindacati, eccetera. Perché questo? Perché Bismarck dice: loro sono pericolosi per lo Stato, li mettiamo a tacere, gli togliamo gli spazi, ma in parallelo, questo è il piano, facciamo qualche riforma dall'alto, voluta proprio dal governo, riforme che concedano qualche miglioramento di vita agli operai. Perché questa strana e contraddittoria politica sembra, no? Da un lato li zittisci, dall'altro gli dai quello che chiedono. Ma l'idea di Bismarck è proprio questa: se i partiti socialisti hanno successo è perché gli operai stanno molto male. Se noi da un lato toglieremo a questi partiti lo spazio e dall'altro però daremo qualche vantaggio agli operai, qualche miglioramento agli operai, gli operai si calmeranno, saranno contenti e la smetteranno di voler sovvertire lo Stato. Questa è l'idea, no? Quindi concediamo qualcosa, ma decidendo noi cosa, e magari poche cose, e mettiamo a tacere gli altri politici, sindacalisti, eccetera. L'operazione funziona? In realtà, anche in questo caso, no. Qualche riforma arriva, ad esempio arrivano le prime assicurazioni sanitarie, le prime assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e perfino le prime forme di pensione per i lavoratori. Quindi sicuramente Bismarck le riforme le fa. Ma la SPD e i sindacati continuano a crescere, nonostante le persecuzioni, nonostante questo regime di semiclandestinità, questi partiti socialisti, questi movimenti socialisti continuano a crescere nei consensi. Bismarck sperava che la gente poi non li avrebbe più appoggiati, non avrebbe più avuto bisogno di loro, e invece no, gli operai ottengono qualcosa ma vogliono anche di più. E quindi la SPD arriva addirittura a un certo punto al 18% dei voti, che è una cifra importante per quei tempi, tant'è vero che Bismarck si rende conto che, come era andata per i cattolici, anche per i socialisti la sua politica non funziona. È proprio davanti a quest'ultimo fallimento che nel 1890 l'imperatore, anche per una serie di altre circostanze che poi vedremo, decide di togliere l'incarico a Bismarck. Lì si chiude la parabola di questo importante statista. Bisogna dire però anche un'altra cosa: se in politica interna, almeno contro i movimenti di massa, Bismarck non ottiene i risultati sperati, in politica estera le cose vanno molto diversamente, perché lì Bismarck si muove davvero da padrone. È forse l'uomo politico più astuto, furbo e risoluto d'Europa. In effetti, in politica interna qualche fallimento, in politica estera soprattutto successi. E allora vediamola velocemente anche questa politica estera di Bismarck nei primi anni, appunto, del Reich tedesco. In primo luogo Bismarck ha un'idea chiara in mente, abbastanza anche comprensibile, quella di isolare la Francia. La Francia è appena stata sconfitta dai prussiani, in maniera però anche umiliante, abbiamo detto, no? La sconfitta, l'arresto di Napoleone III, poi la Comune di Parigi, insomma, i francesi non l'hanno presa benissimo. Anzi, abbiamo anche accennato al fatto che nasce in Francia un desiderio di rivincita, il cosiddetto revanchismo, ma poi la Francia vorrà misurarsi coi tedeschi e fargliela pagare in qualche modo. Allora Bismarck, consapevole di questo, si rende anche conto che bisogna tenere sotto controllo questa Francia, che potrebbe diventare pericolosa. E come si fa a tenerla sotto controllo? Beh, bisogna isolarla, cioè evitare che la Francia trovi degli alleati militari che potrebbero impensierire la Prussia, la Germania, eccetera. Se la Francia è da sola è un discorso, se la Francia ha anche degli alleati diventa molto più pericoloso. E allora Bismarck inizia a muovere le sue pedine proprio in funzione antifrancese. Ad esempio, riesce a creare delle alleanze con la Russia, con l'Austria e con l'Italia, proprio per evitare che questi paesi si alleino con la Francia, contando poi anche sul fatto che, certo, rimane fuori da questo scacchiere la Gran Bretagna, ma la Gran Bretagna
dell'Europa si interessa molto poco. La Gran Bretagna possiamo anche lasciarla perdere perché per il momento è interessata soprattutto all'Africa, all'Asia, tra l'altro in Africa è in competizione con la Francia, quindi la Gran Bretagna non è un problema. Concentriamoci sulle potenze europee e appunto Russia, Austria e Italia. Cosa fa in concreto? Beh, nel 1873 Bismarck riesce a firmare il cosiddetto Patto dei Tre Imperatori che mette insieme la Germania, che è appunto un impero, l'Austria, l'impero austro-ungarico, e la Russia, che è un altro impero. Questo patto riunisce le potenze dell'Europa orientale, Germania, Austria, Russia. Poi è un patto che dura fino a un certo punto, bisogna dirlo, perché Austria e Russia in realtà sì, si possono anche alleare con la mediazione della Germania, ma sono in antagonismo tra loro. Tutte e due infatti hanno come ambizione quella di espandersi nel territorio dei Balcani. Gli ottomani da tempo sono in crisi, da tempo stanno indietreggiando, da tempo si stanno ritirando, e sia l'Austria, magari nella zona della Croazia, della Bosnia, della Serbia, sia la Russia più a est vorrebbero espandersi lì, e quindi è chiaro che Austria e Russia sono in competizione in qualche misura. In effetti, per fare un esempio, nel 1877 questo patto entra già in crisi dopo appena 4 anni, perché in quel momento, anche a seguito di alcune repressioni turche contro le popolazioni balcaniche, i russi dichiarano guerra all'impero ottomano, tra l'altro vincendola molto facilmente perché l'impero ottomano è davvero in crisi. E qui si può creare un problema, perché se la Russia si espande, gli equilibri si alterano, potrebbe entrare in guerra anche l'Austria, insomma ci può essere un problema. Bismarck è molto allarmato, era riuscito fino a quel momento a tenere insieme Austria e Russia, adesso rischia di saltare tutto. E allora Bismarck, consapevole sempre dell'obiettivo di isolare la Francia ma anche di mantenere l'equilibrio in Europa, riesce a convincere le potenze a trovarsi l'anno dopo, nel 1878, a Berlino per un congresso internazionale, appunto per decidere della questione dell'Est Europa. In questo congresso cosa si decide? Grazie soprattutto alla capacità di Bismarck di mediare tra tante diverse esigenze. Si decide, ok, la Russia ha battuto l'impero ottomano, ottiene qualche territorio ma non troppo, ma allora non creare troppo squilibrio. In particolare cosa ottiene? Nasce una Bulgaria indipendente, ma tutto sommato un po' più piccola di quanto speravano i russi, e questa Bulgaria entra nell'orbita russa, ma in compenso l'Austria viene in qualche misura ricompensata ottenendo una sorta di protettorato sulla Bosnia-Herzegovina. E attenzione a questo fatto, perché se ci pensate, la Bosnia-Herzegovina, dove c'è Sarajevo, sarà il teatro nel giugno del 1914 dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, per questioni inerenti proprio a questi fatti qui. Viene ricompensata tra l'altro a Berlino anche la Gran Bretagna, che ottiene Cipro, importante via verso il canale di Suez, e poi c'è una questione sulla Francia, perché a questo congresso ci sono tutti, c'è la Gran Bretagna, c'è la Russia, c'è l'Austria, c'è la Francia, c'è l'Italia. Ecco, cosa succede qui? Che Bismarck riesce in un certo senso a convincere la Francia, a forma di compensazione per queste espansioni degli altri paesi, a prendersi la Tunisia. Perché questa cosa è importante? La Tunisia non conta poi così tanto, no, in realtà conta per noi, per l'Italia, perché in realtà sulla Tunisia aveva da tempo messo gli occhi proprio l'Italia. La Tunisia, avete presente, è vicinissima alla Sicilia, e l'Italia aveva fatto anche degli investimenti in quel territorio, come dire, prima o poi ce la prendiamo questa piccola zona del Nord Africa. Il fatto che in realtà alla fine se la prenda la Francia, in maniera anche rapida, un po' offendendo le mire dell'Italia che aveva reso noto i suoi progetti, beh, questo mossa della Francia porta l'Italia a risentirsi molto. Francia e Italia fino a quel momento, nei primi anni post-unitari nostri, erano state molto vicine, alleate. In fondo la Francia ci aveva anche aiutato, anche se un po' a modo suo, nel processo di unificazione. Adesso che la Francia fa questo sgarro all'Italia prendendosi la Tunisia, per l'Italia è un motivo di rottura. E Bismarck lo sa bene questo, anzi è stato lui un po' a manovrare i fili per ottenere questo, perché l'obiettivo di Bismarck, vi ricordate, è quello di isolare la Francia, evitare che la Francia abbia alleati. Se spinge la Francia a rompere i rapporti con l'Italia, per la Germania è un gran bene, perché la Francia rimane, ripeto, più isolata. Così, nel 1881 Bismarck può passare a riscuotere l'incasso. Prima riesce a riformare il patto dei tre imperatori, appunto con Austria, Russia e Germania, in modo da pacificare quella situazione. Nell'anno dopo, nell'82, firma una nuova alleanza, questa volta chiamata Triplice Alleanza, che prende Germania, Austria e Italia. L'Italia non è più alleata della Francia, passa nel blocco tedesco. Una mossa strana, perché l'Italia e l'Austria hanno ancora molti conti aperti,
L'Italia vorrebbe prendersi Trento, che è sotto l'Austria, vorrebbe prendersi Trieste, che è sotto l'Austria, vorrebbe prendersi l'Istria, che è sotto l'Austria, quindi l'Italia ha dei conti aperti con l'Austria. Eppure, grazie a queste manovre di Bismarck, al momento si ritrova alleata di Austria e Germania. Perché? Perché il piano re cancelliere tedesco è quello di lasciare la Francia senza alleati. Obiettivo, per il momento, pienamente raggiunto. Ecco, come vedete, un Bismarck molto abile dal punto di vista militare, molto abile in politica estera, anzi un maestro in politica estera, un po' meno abile nel rapporto con i partiti di massa. Un Bismarck che è un uomo d'altri tempi per certi versi. Laddove la diplomazia conta, Bismarck la fa da padrone. Laddove però emergono nuove forze, nuove istanze, lì forse non è l'uomo giusto al posto giusto. Ma abbiamo fatto comunque una panoramica su questa Germania di Bismarck, su successi e insuccessi. Direi che per oggi possiamo fermarci qui. Vi ricordo come sempre che questo podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme: su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme vi ricordo anche che trovate, se volete, il podcast gemello chiamato Dentro alla Filosofia, dove parliamo ovviamente di filosofia. E poi vi ricordo anche che se mi cercate su YouTube come Ermanno Ferretti o come Script, trovate migliaia di video su ogni epoca, su ogni filosofo, su tutto. E c'è anche modo poi di abbonarvi se vi interessa, per avere vantaggi esclusivi, per avere anche coinvolgimento, dispense, varie cose che possono forse piacervi. Dateci un'occhiata. In più vi ricordo che se volete rimanere in contatto e non perdervi nessuna puntata del podcast e di altre iniziative, c'è una newsletter gratuita e settimanale che esce ogni lunedì sera. Per abbonarsi basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it, e poi c'è la possibilità di seguirmi anche sui social network Facebook, Twitter oppure Instagram, dove mi trovate sempre col nickname di Script. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Europa. La prossima volta in particolare ci soffermeremo sulla Francia, la Francia uscita sconfitta dalla guerra franco-prussiana ma che tenta di ricostruirsi, e poi tanti altri temi, tante altre questioni. Ciao, alla prossima!